Parlare a titolo personale l'onorevole Baroni, prego, un minuto, e poi la deputata Spadoni. Grazie Presidente. Quanto tempo Un minuto. ho? Allora, è difficile parlare in un minuto di un articolo che solo per quanto riguarda l'articolo 2 ha tipo 28 commi e parla completamente in materia di gioco d'azzardo, regolamentazione, armonizzazione degli aggi. Questo è veramente un assopiglia tutto che questa proposta di legge non ci vede assolutamente favorevoli, perché è un argomento di cui si dovrebbe occupare tutta quest'Aula, perché ha un impatto sugli italiani che è devastante. Stiamo parlando della tassazione. Attraverso la tassazione voi regolamentate e fate anche prevenzione primaria in materia di una patologia che in questo momento in Italia è devastante ed è legata ha un problema sociale di cui moltissime famiglie pagano, perché hanno un familiare che in questo momento è fuori di testa a causa di uno scollamento anche tra l'istituzione politica e il cittadino che sta in provincia. Stiamo parlando quindi di una problematica in cui, lo annunciamo, noi voteremo contro quest'articolo, consideriamo e stiamo controllando tutti i conflitti di interesse delle persone sedute anche in quest'Aula e che questo assopiglia tutto, mette assolutamente in rilievo. Io, per quanto riguarda tutte queste persone, perché alcuni nomi già ce li abbiamo e li ritireremo fuori, vi dico vergognatevi, vergognatevi. Ci sono due emendamenti al Senato che vanno a indebolire la normativa sulla pubblicità, facendo una supercazzola della delega europea che non norma niente, non norma niente. Onorevole Baroni deve chiudere. Grazie. Deputata, ha chiesto di parlare l'onorevole Baroni. Su cosa? Sull'ordine L'ordine dei lavori. dei lavori, mi dica. Grazie Presidente. Io non so se questa volontà di fare tutto estremamente molto in fretta, ma questi ordini del giorno sono arrivati 5 minuti fa. Cioè, allora, in che Parlamento siamo? Siamo un Parlamento di una Repubblica italiana seria che permette di fare, o ci sono degli interessi che non permettono di fare le cose per bene? Perché qui c'è qualcuno che sta spingendo in fretta e furia per portare a casa questa cosa. Onorevole Baroni, Allora, o questo è un Parlamento di peracottari o guardi, si questo lavora non è un intervento. seriamente. Onorevole Baroni, posso di parlare sullo stesso ordine del giorno il collega Baroni, credo. Sì, prego. Sì, grazie. In verità mi dovrei tacere perché il finale della mia collega Marzana è assolutamente limpido, è chiaro. L'ordine del giorno è senza un doppio fondo, come abbiamo visto invece tanti emendamenti quando si tratta di queste filiere di interessi e di conflitti di interessi in cui siete molto strettamente intrecciati. Quindi io mi dispiace per la mia collega Marzana, ma insomma l'attività di denuncia deve essere accompagnata alle nostre richieste. Questa è una richiesta pulita, limpida, semplice, su cui Renzi si è espresso in maniera chiara, per cui se riuscite a votare serenamente su questo DG, noi vi ringraziamo. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Baroni. Sì. A parziale rinforzo e portando alcuni dati estremamente inequivocabili, tutta la Commissione Affari Sociali, in cui è in sede referente la proposta di legge, il testo unificato sulla prevenzione e sulla prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, appunto si chiama gioco d'azzardo patologico, non è il testo unico che è uscito il testo unificato che è uscito da non so quante altre proposte di legge, probabilmente mi sembra 9, e non c'è scritto prevenzione, cura e riabilitazione della ludopatia. In nessuna parte del testo c'è stata unanimità totale su questo argomento, quindi a meno che il nostro ministro non abbia preso sotto gamba o semplicemente non fosse stato distratto da altre questioni o semplicemente per antipatia personale,
non c'è alcun motivo logico e razionale per non far passare, quando noi parliamo, per non far passare questo ODG. Quando noi parliamo di valutare l'opportunità di, significa che non si è avuto il tempo di pensare, di valutare, che era l'oggetto della mia, che era l'oggetto della mia intervento di prima, su cui comunque in sede privata ho chiesto scusa all'onorevole Rosati rispetto al mio termine acceso, perché c'è stato un problema di comunicazione nostro interno, perché quando i tempi sono così stretti neanche lei riesce a valutare, quindi a nostro parere sta dicendo una stupidaggine e noi non riusciamo a comunicare fra di noi. Rosati avrà dei canali da Superman, perché aveva rosato, perché aveva già valutato tutto, impossibile, perché l'ordine del giorno 30 ce l'hanno portato dopo che io ho parlato con l'onorevole Rosato. Quindi continuiamo ad avere problemi perché ci sono le valigie, perché i deputati devono rientrare subito. Onorevole, non credo Baroni, che questo sia il metodo. Per favore, ci facci passare questo semplicissimo ordine del giorno, che anche le scolaresche possano capire in maniera perfetta, in maniera limpida, e andiamo avanti, perché la discussione accesa sarà su altri ordini del giorno. Grazie. Grazie. Ha chiesto di parlare.